No, come sei? La volta. Edizione premio Argos Ipium. Conduce Francesco Giorgino. Non pensavo di essere presentato con una voce così squillante. Buonasera e benvenuti a questa appunto 24esima edizione del premio Argos Ipium. Un premio che va detto fin dal 1990, quando ebbe origine, è cresciuto anno dopo anno perché ha visto calcare sui propri palcoscenici personaggi che hanno saputo rappresentare al meglio questo territorio in tutte le sue sfaccettature, un premio che ha svelato la parte migliore del Gargano, perché io lo voglio dire subito perché questo sarà un po' il fil rouge di questa serata. Purtroppo chi fa il mio lavoro, il lavoro del giornalista, spesso è costretto a raccontare anche della propria terra d'origine. Io sono un pugliese doc, gli aspetti che non vorrebbe raccontare. Quando qualche giorno fa mi è capitato di raccontare della strage di mafia che è accaduta a pochi chilometri da qua, certamente non ho provato quel distacco che normalmente provo nei confronti delle altre notizie di cronaca. Non ho provato distacco perché avevo messo in conto quali sarebbero stati gli effetti negativi di questa rappresentazione, che spesso è viziata dall'utilizzo di stereotipi negativi. Noi questa sera, in queste due ore e mezza che ci attendono, abbiamo una occasione straordinaria, perché abbiamo anche molta visibilità mediatica. Abbiamo l'occasione di dire che questa terra, il Gargano, la Daunia, non è soltanto disoccupazione, non è soltanto mafia, non è soltanto criminalità, è anche cultura, è anche creatività, è anche intraprendenza, è anche capacità di stabilire un connubio stretto, direi vincolante, tra i tre tempi dell'esperienza umana: passato, presente e futuro. Guardate, noi siamo, grazie per questo applauso, non va a me, va a voi che rappresentate la parte migliore di questa terra. Noi siamo a pochissimi metri da un'opera straordinaria di cui parleremo fra pochissimo, che coniuga esattamente i tre tempi dell'esperienza umana: il passato, il presente e il futuro. Consentitemi una citazione di Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che esiste il presente del passato, che è l'identità, la memoria, la tradizione; esiste il presente del presente, che è la consapevolezza, evidentemente la consapevolezza dei problemi; ed esiste il presente del futuro, che è la visione, cioè la capacità di trasferire identità e consapevolezza del presente in una dimensione che spesso facciamo fatica a percepire come prossima, di cui spesso non riusciamo a capire la portata da un punto di vista anche semantico. Allora, noi abbiamo, a proposito di passato, presente e futuro, abbiamo voluto cominciare con un tributo, perché è un po' parte della storia di questo premio, a un giovane, Dario Maffia, che purtroppo è scomparso prematuramente un anno fa. Vorrei che tributasse un applauso a questo giovane che ha contribuito molto alla crescita di questo premio, non fosse altro perché ha fatto ricorso alla creatività di grafico, ideando sostanzialmente il logo che poi ha accompagnato l'evoluzione di questo riconoscimento. A lui va l'abbraccio di tutti noi.